Un software capace di predire i crimini più comuni, uno strumento di innovazione tecnologica che le forze dell'ordine fanno entrare a pieno titolo nelle proprie sedi. Negli ultimi tempi sono stati molti i componenti informatici arrivati a velocizzare e semplificare il lavoro contro la criminalità. È un software particolare, si chiama K-Crime e va verso la strada che tutte le polizie al mondo stanno inseguendo, la predittività dei reati. Voi pensate che sapere dove può essere commesso un reato, quantomeno la zona, quantomeno un certo tipo di attività, significa orientare le forze dell'ordine, significa fare un'attività mirata. E questo è il futuro di tutte le polizie del mondo. In questo caso la polizia italiana, la Questura di Milano, su alcuni tipi di reati seriali, ha sperimentato con grande successo questo strumento informatico. Rapinatore seriale, per esempio di farmacie, lo abbiamo sperimentato a Milano, è andato molto bene, per esempio di banche, ecco, su questi tipi di reati, il cosiddetto criminale seriale ha una grande efficienza. Se da un lato la crisi ha ridotto i fondi destinati alle forze dell'ordine, suscitando non poche polemiche, dall'altra la storia insegna come e quanto l'innovazione tecnologica abbia svolto una funzione fondamentale nel sostegno e nella vigilanza del lavoro degli uomini di legge. I criminali venivano conosciuti perché gli arrestati venivano fatti sfilare nell'Ottocento avanti ai poliziotti per memorizzarli. Ecco, adesso grazie a Dio questo non c'è più. Innovazione significa che su una macchina viene montata una telecamera, quella telecamera, mentre il poliziotto guida, quella telecamera legge le targhe della macchina e vede se le targhe della macchina parcheggiate o che incrocia sono da ricercare per vedere eventuali, per far diminuire i furti d'auto. L'automazione, l'innovazione è quello verso dove andiamo, ripeto, ma per meglio servire il cittadino. Perfetto.